Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con God of War Ragnarok. Allora, ci siamo salutati ieri, che io sono rimasto qui a potenziarmi e ci siamo potenziati ma veramente tanto. Infatti, allora, ho portato il pomello, eccolo là, a livello 8 del Levitano, anche questo a livello 8. La lancia addirittura al 9 e lo scudo pure al 9. Ho potenziato al massimo anche la furia di Sparta, questa qui, dove ci fa ricaricare ogni volta che facciamo un attacco con la furia. Il cimelio abbiamo lasciato sempre quello della nube. E quindi niente, ho potenziato parecchia roba. Quindi poi mi sono fatto un giro. Perché adesso c'è da fare la missione, quella per trovare l'altra metà. E praticamente l'ho trovata perché noi qua siamo. Eccoci qua. Noi siamo qui. Questo qui, pianure orientali. E io sono arrivato qui, alla pianura occidentale. Praticamente il passaggio per arrivare qui. Adesso io mi teletrasporto e ve lo faccio vedere. È praticamente dove ci sono quei due sigilli gialli che si rompono con la lancia, che ce ne chiede un terzo. Andando sulla destra, seguendo gli alberi rossi che si vedono, c'è una stradina che vi fa arrivare. Comunque, adesso io prendendo questo. Ci arriviamo subito e poi ve lo faccio vedere. Ci arriviamo, vittime di guerra, la pergamena. Esatto, questa dobbiamo fare. Quindi da qui ce ne andiamo qui. Mi è sembrato che Vanheim fosse insolitamente umido. Sarà stato l'effetto del Fimbulwinter? In gran parte, credo di sì. Quindi a Midgard ci sono stati buio e freddo eterni, a Svartalfheim i terremoti, ad Alfheim pulsazioni casuali della luce. Invece Asgard sembra non aver subito alcun effetto. Odino si prepara da tempo. Nemmeno Helheim o Muspelheim ho notato dei cambiamenti, ora che ci penso. Forse i regni più primordiali sono meno suscettibili. E Jotunheim come pensi che stia? E io che ne so? Volevo testare le tue capacità speculative. Non saprei. Ma dai, se quanto nessuno ci può sapere, vuole? che importanza ha? Ok. Ed eccoci qua. Lì c'è di nuovo Brock. Questi sono gli alberi che vi dicevo. Vedete là? Vedete che. Allora, adesso intanto questo è uno. Adesso noi andiamo da qui. Così vi faccio vedere la strada per arrivare fino a qua. Così la capite. Vedete dove siamo? Qui è dove c'era quel bestione che bussava, che noi abbiamo abbattuto e poi da qui abbiamo liberato il guerriero, quello che aveva abbattuto i draghi mentre eravamo sulla barchetta. E qua è tutto il posto. Quindi per arrivare da Brock si deve passare da dove ci sono queste due,
Seguite la strada che ho appena fatto all'incontrario e non mi potete sbagliare. Quindi, mo invece, siccome abbiamo questo, uno già l'ho buttato da sopra, questo è il secondo, terzo, e ci siamo fatti il passaggio tranquillamente. Vedete che lì teletrasporto dove siamo arrivati? Gli alberi rossi. Questa è la pergamena del fantasma che ci aveva detto di trovarlo dove sono gli alberi rossi. Quindi qua finiremo la missione del primo fantasma. Punto. Andando in un istante con i miei amici con una borsa inaudita. Onore caduto. Attacco runico pesante. Vediamo. Della lancia. Onore ai caduti. Ah, bella cacchio. Vabbè, questo nella pioggia. Danno 2, forza 5, stordimento. Ok. Danno 4, forza 2, stordimento 2. Questo è potente. Allora, intanto la potenziamo. Durante un danno c'è un potente che fa barcollare i nemici. Dum, bella. E equipaggia. E iniziamo. Via. Ecco la tua pergamena, spirito. Sono di nuovo integra. Posso consegnare il messaggio? Il tuo comandante è morto. Certo. Odino ha inviato Thor per assumere il controllo della valle. Ma ormai è troppo tardi. Adesso perché c'è il Tranquillo, fulmine ci là. occuperemo degli Aesir. Ora, dici cosa sai su quel giorno. Ero nella sala dell'idromele. C'era Thor. Stava bevendo con una persona molto strana. Una creatura che non avevo mai visto prima. Aveva un grande barile di idromele che non si esauriva mai. Che stavano facendo? Penso si stessero sbronzando. Davano da bere a chiunque, facevano confusione, erano tutti quanti parecchio alticci, ma quel giorno Thor era sicuramente quello più sbronzo di tutti. Mimir, tu che ne pensi? Thor ha sempre amato fare baldoria con compagnie discutibili, Non ma non ho mai sentito parlare di questa creatura. stordito, Queste incantesima muore, informazioni non zanna ci sono d'aiuto a te? stordente. Beh, sa. Zanna stordente. Colpire i nemici storditi scatena delle onde d'urto e offre una volontà di conferire una volontà di forza e stordimento crescente. I nemici storditi però. Difesa 220, io ce n'ho 400, vedi un po'. Ancora quello è Una cosa, rotto. quando la valle fu distrutta, Thor era sbronzo marcio. C'è ancora molto che non sappiamo. E ancora non è chiaro se tua madre fosse coinvolta. Appunto, allora, quello lì è la missione del drago. Obiettivi, favori, la clessidra. Allora, molte anime hanno perso la vita nel teatro. Una di esse non può essere nel folgore senza la sua clessidra. Se unissimo potremmo capire altro su ciò che è causato. Lo spirito ricorda un luogo con tre cascate alle voragini. Lì troveremo i suoi resti. Alle voragini, quindi dobbiamo andare alle voragini. Ci conviene prendere di nuovo il teletrasporto e andare a ste cazzo di voragini. Quindi, andiamo da qui. Da qui si va da un altro lato, non si entra da qua. Vedete la strada da fare? Da qui si va da un'altra parte, che già ci siamo stati. Ecco, e qui arrivate. Da Brocca. Ah, qua c'è un Bello altro vedervi di nuovo, scansa fatiche. La Che cos'hai, checkpoint. Brock?
Qui non si può andare. Ma cazzo, sì. Ma hai qualcosa da dirmi? No. Ok, quindi. Ah, questo si butta così. Possiamo benissimo andare da qui. Poi, alle voragini ha detto, giusto? Alle voragini, vediamo. Ingresso delle voragini. Andiamo a vedere. Quindi la lancia di mio padre è fatta con un anello? Draupnir, sì, forgiato dai fratelli Uldra come dono per Odino. Come funziona? Ogni tanto da Draupnir fuoriescono copie identiche di se stesso. Probabilmente gli Uldra pensarono che se un anello d'oro è un bel dono, un numero infinito di anelli avrebbe assicurato loro un posto nel cuore di Odino. Non andò così. Per niente. Dai, esci, portale di me. Vediamo le voragini. Mo. Dobbiamo trovare le cascate. Che è quel cazzo di puntino là? Ah, vabbè. Da qui mi allontano. Cascate. Io qua, onestamente, cascate proprio. Non me ne ricordo. Vediamo dove stiamo andando qua. Ah, è che sono proprio. Aspetta. Portale. Aspetta un attimo. Fammi salire da qua. Vediamo. Dove siamo qua? Ah, qua dove c'era il drago? Non si passa. Qui dove c'era il drago? Però là c'è, qua si deve andare. Qualche modo, queste porte. Eccolo là! Là c'è qualcosa. Quindi là c'è la catena. Mo' due sono le cose. Non è che a sta rottura di palla ci devo venire di giorno. Ma mi sta venendo sto dubbio. Allora, qua abbiamo aperto la catena. E lì però non ci fa andare lo stesso. Cazzo è sta storia? La catena non me la fa girare più. Atreus, devo stare fermo, i mortacci tua. A meno che. Ingresso della giungla. Il cratere, pozzo dei desideri. Qua c'è le voragini, il berserk, ma non ci arrivo, no? Come cazzo si fa? Come cazzo si farà? Altro cristallo per il lago.
Abbiamo qualche cristallo. Facciamo una capatina al lago? Andiamo, passa un attimo. Andiamo a fare un giro qua. Avete scoperto? No. Dov'è la mia clessidra? Ma come la sto cercando? Non è facile per un cazzo. Porca la puttana. Io sto girando per capire dov'è. Però me la dava lì. No, qui dove abbiamo battuto il bestione. Sì. Poi qua si sale. Maledetto. La terra. No. Dunque. Andiamo un attimo d'acqua. Sto tornando. Dove siamo già stati? Sotto non va. Si attacca qui. Si attacca lì. E ritorni su. La clessidra, questo pezzo di merda. Siamo ritornati punti a capo. Siamo ritornati qua. Arriviamo le cose. Che ci dai adesso? Buttandogli le cose. Lingotta sgardiano, si è petrificato. L'acqua sembra così pura. Fratello, buttiamoci il ragazzo. Ti porti dietro un bel tanfo. Non stanno dire facendo. Di... Non è vero. Questo quante cose ci dà? Non è vero. No. Più 70. Padre. Cazzo, altre 70.000. Ci ha dato un bel po' di roba, di nuovo. Quindi, però non è qua. Quindi l'unica cosa che mi viene in mente è... far venire il giorno. Facendo venire il giorno possiamo fare quest'altra missione secondaria. Da clessidra. Perché non vedo alternative. Non vedo proprio alternative. Le ho provate tutte.
E qua siamo all'inizio. Siamo ritornati all'inizio, hai visto? E non abbiamo trovato niente. Giro tondo e niente. Niente da fare. L'unica è provare a far venire il giorno di nuovo. C'è da fare pure la giungla, eh. Magari si passa dalla giungla. Ah, questo qui l'ho aperto. Me l'ho dimenticato. Il primo colpo è questo, il secondo è questo, il terzo l'ho trovate qua sotto. Eccolo là. E state tranquilli, ce la fate. E si apre. Allora, lì c'è da andare, però come si arriva non lo so. Io so solo che a livello di notte io qua ho fatto praticamente tutto, secondo me. Quindi non ci resta che fare giorno di nuovo. Facciamo diventare giorno di nuovo. Anche se, aspetta, aspetta, ho sbagliato. Il giorno io lo devo far tornare, sì, ma non da qua, dall'altro dove ero prima. Perché secondo me mi chiude un sacco di porte, non possiamo passare. Senti il rumore della vegetazione che chiude le porte? Quindi fammi una cosa, richiudi qua, fai tornare di nuovo notte. Prendiamo il teletrasporto. Ritorniamo dal... Che là c'era pure. Proviamo di nuovo. Facciamo il giorno, se non è così ci conviene allora a sto punto poi andare alla giungla. Poi devo andare al giorno da qua. Peccato lasciarlo là. Vediamo se... A me mi segna armi. Vendi. Quando da uno, ricordi degli spiriti. Ok. Vieni. L'arma me la dai. Quindi hai deciso? Però non mi fa potere. Residui. Residui rinforzati. Vieni là.
Niente, la lancia. Questo qui è potenziabile. Scudi. Tre tizzoni ardenti. Questo è già al massimo. E io non lo so perché mi indica. Niente, amico mio, ciao. Allora. Adesso che abbiamo fatto diventare giorno. No, che cazzo sto facendo? Devo andare di nuovo alla voragine là. Sempre dal passaggio. Giusto? Allora. Le voragini qua. Ingresso delle voragini. Tre cascate, però io queste tre cascate, queste voragini mica le ho viste. La clessidra di merda. Ok. Da qui dobbiamo andare. Oh cazzo. Ok. Ma qua è giorno. Non si passa. Non si passa. Di quella puttana, come cazzo è qua? Non ci fa andare. Passaggio, là c'è un altro cazzo di coso. E qui c'è la porta chiusa. Questo cos'è? La catena è là, porca troia. Ma noi da sto lato qua non ci possiamo andare, è incredibile, come faccio? E il coso è là, vedi? Vedi là? E c'è qualcosa. Dove cazzo è? Ecco qua. Mo due sue cose. Passando dalla giungla. E c'è tutto quest'altro pezzo da vedere perché. Veramente è pazzesca sta cosa. Che non ci fa andare. Non ci fa andare. Qua nemmeno. Non c'è verso. Ah no, quasi.
che sono usciti quei pezzi di merda. Qua abbiamo abbattuto quelli là durante la notte. Lì ma ci sono il fuoco. Che infatti me ne manca uno di quelli, perché io quello l'ho acceso, poi ne ho acceso un altro, ne manca ancora uno. Eh sì, ma qua siamo venuti, là siamo andati dove abbiamo battuto il mostro. Da qui si ritorna indietro, ci siamo già passati pure, e poi ci farà tornare all'inizio, se non sbaglio. Sì, qua ci ritorno, ingresso del cratere, giusto? Puttana di tua madre. Non è qua che c'è il fantasma. E niente, qua siamo ritornati di giorno alla fonte. Quella cazzo di porta là è chiusa. Questa è chiusa. Sempre là siamo, giro e giro. Stiamo sempre qua, no? Niente. Ecco qua, all'inizio. Siamo all'inizio di nuovo. Vediamo, facendolo di giorno, cosa cazzo cambia qua. Vabbè, là ci siamo stati. Oh cazzo! Guarda chi c'è qua. Col giorno. Però ci attaccheranno tutte a massa. Aspetta un attimo. Dei vortici. Sono piccoli però. Forse sono magici. I vortici. Un po' strani. Come vuoi che ci comportiamo con questo? Non lo so. Forse se torniamo di notte saranno diversi. Ma che cosa? Parla, i vortici. Ah!
Vieni qua, fatta vedere. Pensiamo a questo. C'è proprio un... figlia di puttana. Che brutto colpo, stai bene fratello? Aspetta che... me ne vado i coglioni. Questi bastardi. Figlia di puttana. Vai a fuoco, Kratos. Passerà. Fa niente. Schiaffa! Dai. Ma sei un bastardo, ma non si stona mai. Muore. Bravo, bastardo. Uccide troll. Ok. Perfetto. Quindi adesso qua abbiamo fatto secchi tutti, ok? Vedi là che è chiuso? Perché è giorno. Mo, dato che è chiuso, voglio vedere fin dove possiamo andare di giorno. Allora, fino a qua ci fa arrivare. Là mo è chiuso, non ci fa andare. Però noi abbiamo aperto il passato. Ma che è quello? Che so? Ah, sei figo. Certo, ma noi ci siamo già passati. Allora. Là pure. Qua un'altra cosa che non ho capito come cazzo si arriva. Vedi? Si sentono questi che parlano, sti. Eppure qua è chiuso. Vedi quante cose sono chiuse? Di notte, tutto notte, notte. Chi è? Che fai? Ah, c'è un fottuto. Ma dove cazzo sono uscite innanzitutto? Ma
mo? Là c'è il... Ma da dove cazzo sono usciti sti mostri? Non c'erano prima. Figlio di... Levati dal cazzo. Tutta viverna. Ok. Oh, non c'erano prima. Sono usciti dal nulla. Oh, va bene. Poi. Qua c'era quel mostriciattolo e l'ho fatto secco. Da qui non si va da nessuna parte. Onestamente io ora come ora non so proprio dove cazzo andare, cioè l'unico che rimane è fare la giungla. Che cazzo, panculo, me ne ero anche accorto. Qua è pure chiuso, pure di giorno, e non si passa. Di qua, di là. Qua è pure chiuso. Cala puttana di... Ok. Allora, là torniamo da Brock. Vediamo da qua dove... Ma vaffanculo, tu e le piante. Scusa, qua non c'era il fantasma? È solo che adesso è giorno e il fantasma non c'è. Allora no, niente. Niente, niente, mi ha messa la notte. E qui c'era il fantasma che ci diceva di andare a trovare la Clessidra. Quindi col giorno non si fa proprio nulla. È solo con la notte che possiamo fare le missioni. È tutto quello che viene. E qua è dove ho aperto. Allora ci fa salire là. E lì niente. Vedi? Qua non ci va a fare un cazzo più. Nessuna parte. Non si va da nessuna parte. Niente, ci abbiamo provato. Ritorno a notte. Si aprono tutte le porte. Fammi ritornare là sotto. Di nuovo.
Vediamo se esce il fantasma. No, allora mi sto confondendo. Allora, qua che cazzo siamo venuti a fare? Che cazzo eravamo venuti a fare noi qua? Abbiamo preso il fiore, qualcosa abbiamo fatto. Che si vedeva da qui e siamo venuti. Qua qualcosa abbiamo fatto, ma non mi ricordo. Me lo ricordo proprio, porca di quella puttana. Morale della favola, ragazzi. Dobbiamo per forza qua perché abbiamo fatto tutto. Questo non si apre. Figlio di Troia. Chiama altri fuochi fatui. No, qua ci fa ritornare di nuovo indietro. Quindi qui si è aperto perché di giorno è chiuso e adesso invece è aperto, quindi seguiamo il percorso. Andiamo di qui. E poi ci eravamo già venuti, non è che stiamo facendo qualcosa di nuovo. Noi qua ci eravamo già venuti, vedi? Non so che cazzo dovevamo fare. Ma ci proviamo. Di nuovo. Ma scusa, se, perché non ti molli giù? Là c'è una strada, cazzo. Ah, lui è andato di là. Ah, qua quando abbiamo seguito le orme della bestia. E cos'è? È la giungla qua, giusto? Vediamo. Sì, e allora ragazzi, da qua per forza. Dobbiamo per forza fare questo. Là c'è il corvo, questa è la nuova zona, la giungla. Chi è? Un orco! Non si passa se quel bastardo continua a colpirci! Allora avviciniamoci!
Ci dobbiamo avvicinare. C'è quel bastardo là. Attento! L'ho visto. Da qui. Alla tua destra! Pezzo di merda. Ho capito, ma no, e non muore perché c'è quel bastardo. C'è quel bastardo che lo fa. Scendi giù. Funghetto. Bene. Guarda qua. Ancora le impronte. Un vicolo cieco. E ora? E ora... Un altro ammasso rimosso da queste terre, eh? Auca! Cambio le frecce! Capitamento, lupo di merda, e te massacro. Scuoglialo. Ma ha fatto una fanculo, guarda là che stiamo per morire qua. Quindi, ok. Da qui si sale. Wow, che se ne dica è brutta. Era una battuta. Dai. Ne sei sicuro? Per me faceva ridere. Andiamo a indagare, che dite? Dove siamo? Il ritorno del fiume. Dell'acqua potremmo raggiungere l'altro lato. Ecco! Scala la diga. Ecco come si fa ad andare dall'altro lato a fare il tutto. Va bene, ragazzuole, allora diciamo che ci salutiamo qua e dopo faremo questa fottutissima giungla, perché sicuramente dobbiamo aprire dell'acqua per poter attraversare e andare dall'altro lato. Ma dall'altro lato molti lati dobbiamo fare. Quindi ok, un saluto a tutti raga. Onestamente non è stato un episodio chissà come, però cioè io devo provare per vedere di trovare sta clessidra. Per trovare la clessidra dobbiamo andare dall'altro lato. Per andare dall'altro lato va fatta prima questa. Almeno io ho capito così. Quindi
Ci si vede alla prossima, ragazzi. Un saluto.